colgo lo spunto che mi ha dato Apocalisse Albertino, che ha fatto un video su materia e spirito. Come sta questa questione? Vedrete che io la affronto in un modo diverso. Io vi sto dicendo che nella parte che mi sento assegnata è quella che è data ad un padre di tutto. E in effetti questa questione io già in partenza la affronto vista dalla parte non della creatura, ma del creatore, il quale è assoluto e in quanto assoluto, un assoluto che non significa niente, ma tutto, comprende questo tutto sempre diviso tra più n e meno n, ossia dissociato nelle due ipotesi di Dio e il diavolo, del bene e del male, ossia di una realtà costruibile in termini binari. Perché se l'unicità di Dio, quella assoluta, fosse così, sarebbe una desolazione, ma invece è una vita spirituale piena di un infinito di relazioni, che sono possibili proprio quando uno è zero, ossia l'ipotesi dell'essere e del non essere, si miscelano in tutti i modi possibili e immaginabili, dando origine a un sistema integrale di tutte le possibilità. Allora, all'interno di tutte le possibilità, voi potete comprendere anche tutto quello che vedete nel mondo, perché essendo possibile tanto che lo vedete realizzato, questo rientra in tutto il possibile e tutto il possibile sta dentro l'ideazione assoluta di Dio. Quindi immaginate questo divino ideatore capace di ideare ogni possibile cosa, ogni possibile avventura reale, immaginaria. Lo avete immaginato? Ecco, ora deve metterlo in atto, perché bisogna determinare il progetto. Se non lo capite esattamente, immaginate un creatore umano, uno scrittore che ha l'ideazione di una storia e se la vuole rendere oggetto di una reale comunicazione, la deve scrivere, ossia deve scegliere un linguaggio, dei caratteri ben determinati, secondo una logica strutturata di pensiero, di argomentazione, e esporla in un libro. Questo se nell'ordine dei concetti e delle immagini che la lettura evoca. Ognuno di noi, leggendo, immediatamente va con il pensiero all'idea che è descritta e la fa vivere nel suo pensiero. Per questo la lettura è più importante di quella visione della storia mostrata attraverso un film, perché il film toglie di mezzo tutta l'opera della fantasia. Infatti quando leggete "era un uomo alto così così",
Già voi fate uno sforzo creativo di immaginarlo secondo il lavoro vostro, della vostra mente. Quando invece lo vedete in quell'attore, con quella faccia, con quella, avete poco da immaginare, siete coinvolti semplicemente alla storia che vedete e perdete una grande quantità di quella costruzione ideale che potete fare anche voi, e quindi il soggetto che non legge ma osserva una storia è già meno coinvolto. Ecco perché la lettura è importantissima nella nostra vita, perché nella nostra vita noi vediamo realmente storie in movimento, materiali, materializzate. Un uomo, che è un insieme di valori, eccolo lì, c'ha la sua faccia, c'ha le sue espressioni, ma dentro il suo spirito ha una ricchezza che non trapela dalla sua faccia. È una scoperta da farsi e la si farà attraverso le azioni che poi compie, che alcune sono esplicative, perché quando quest'uomo parla e innanzitutto rivela per esempio i suoi interessi, sta mettendo in mostra il suo spirito, da quali temi è suscitato, perché vive. Bene, Dio, un creatore, ha la necessità di usare un metodo rappresentativo per rendere realistica la storia immaginata e pensata. Ecco, quando io affronto dunque l'argomento materia-spirito, già immediatamente mi pongo dalla parte dello spirito numero uno, che deve creare tutta l'opera dell'esistenza e cerca il modo di ottenerlo attraverso la materializzazione di tutto, perché un essere si materializza in un microbo, in un animale, in un uomo. Un modo di essere si materializza attraverso un comportamento avuto dall'uomo, dal materiale, dal microbo. E ogni espressione ideale che ha un contenuto narrativo assume forma materiale, che consiste nella oggettivizzazione delle parti in causa. Il ricorso alla materia è proprio quello che lo spirito usa per rendere facili da capire attraverso immagini concrete che rendano l'idea di quello che si vuol dire. Quando l'uomo pensa all'amore, è facile vederlo in tutti i modi attraverso i quali esso si può oggettivizzare, attraverso soggetti che si amano in modo normale, anormale, spirituale, bestiale, e in tutti i modi possibili e immaginabili, da quello puro di un amore, diciamo, platonico, a quell'altro che scende nel dettaglio qualunque. Ecco, per raccontare dell'amore, il creatore ha usato il modo umano o animale di oggettivizzarlo, di presentarlo attraverso soggetti inseriti nella vita di oggetti. Se questo amore non assumesse la configurazione concreta, oggettiva di un uomo,
non potrebbe manifestarsi nel modo corrispondente, esatto, all'uomo che è la donna, in una ottica creativa tale che poi un'intera generazione, a partire da un nome di Adamo ed Eva, viene generata di conseguenza come l'atto creativo generato dall'amore. Quando Dio vuole esplicitare l'amore, lo rende evidente proprio oggettivizzandolo in persone, in figure che si amano e corrisponde al loro amore la creazione soggettiva di altri soggetti identici, e con ciò il creatore mostra veramente l'aspetto caratteristico, prezioso, unico dell'amore, che crea vita. Perché il creatore, il numero uno, quello di cui io vi sto parlando, e che desidera in tutto il possibile creare queste storie, è soprattutto animato da amore. È l'amore che lo spinge. È l'amore che lo porta, mentre è uno, a cercare di essere infinito. Un infinito rapporto di amore così forte e solidale tra un infinito di interpreti che siano poi come figli, parti di una unica unicità con il Padre. In una creazione di un reciproco, perché il Padre, nel preciso momento nel quale si configura come Padre, è perché lo è di un figlio. E quindi anche questo non corrisponde a un ordine di precedenza, come non c'è tra l'uovo e la gallina. Il problema, se ve lo ponete, di chi sia nato prima, se l'uovo o la gallina, è lo stesso problema di chi sia nato prima, se un padre o un figlio, visto che ogni padre è figlio a sua volta di un padre. Il rapporto in essere divino non ha precedenze tra padre e figlio, è simultaneo, è semplicemente un punto di vista diverso che, cambiato da una figura, ne mostra l'altra. A questo punto bisogna chiedersi quali strumenti fondamentali siano in mano all'essere assoluto per essere perfetto nella sua costruzione del mondo. Che cosa c'è di perfetto nella nostra natura che voi conosciate? Posti alcuni fondamenti è la matematica, perché la matematica è la scienza dell'astrazione. Il pensiero è una cosa astratta e l'assoluto ha bisogno di una cosa astratta come il numero, perché il numero è quel giudizio astratto che accorpa in un modo funzionale una struttura. Per esempio, quando voi in una stanza vedete tutto quello che vedete e dite una sedia, un letto, un armadio, un libro, avete fatto una osservazione che ha implicato il numero uno, perché uno indica un organismo funzionale che è unico. La sedia è questo organismo, volto per sedercisi sopra, ma se un libro è appoggiato sulla sedia,
il soggetto intelligente dice: c'è un libro e c'è una sedia. Il libro è sulla sedia. È come succede quando uno impara l'inglese, no? Che gli dicono the book is on the table. Per arrivare a capire l'uno occorre un lavoro della mente. Occorre che la mente sia capace di togliere tutto quello che non c'entra con quel libro e toglie la sedia, e toglie il tavolo. Uno è uno strumento della mente, quello ideale, perché è proprio quella cosa, quella possibilità che è offerta allo spirito di sintetizzare quello che c'è in comune tra un libro, un armadio, un letto, un uomo. Che cosa c'è? Il numero uno è una lettura trascendente. Perché cosa c'è in comune tra un libro e un armadio? Il fatto che sono unità, ossia sono strutture collegate tutte alla stessa lettura spirituale. Ecco, quando Dio ha usato il numero, come precisamente dice la lingua italiana, che è una lingua stupenda perché racconta la verità delle cose, rivela nel numero che si tratta di un nume, che si tratta di un Dio, e si chiama Ro questo Dio. Ro, quella stessa Ro con cui poi è stato chiamato Hiro, Cristo. Quando la Hi ha la forma X del numero romano 10. Il numero romano 10, Romano 10, è la sintesi del numero. E quando io vi dico che il mio soggetto, che si chiama Romano, che si sente coinvolto sempre in tutti gli argomenti a non vedere quello che abbiamo davanti e in cui siamo annegati tutti, ma immediatamente a vederla dal punto di vista del creatore che ha creato questa struttura, e immediatamente vi dico che c'è una corrispondenza tra il mio nome, il mio atteggiamento e tutto lo sforzo che anche di fronte a un argomento come materia e spirito è propenso immediatamente ad osservarla dalla parte del creatore. Con quale fine? Con il fine di mostrarvi la struttura della realtà, come essa sia fatta e con quale scopo. Perché nella realtà in cui siamo ci possono essere vari modi di operare. Ce n'è uno che è quello che considera l'ambiente in cui noi siamo e cerca di operare per il meglio in questo ambiente, senza pensare a cosa ci sia di altro al di fuori di questo ambiente. Il ragionamento fatto da Apocalisse Albertino, che ha spiegato proprio il rapporto come un'anima che esiste da sempre e che entra nel mondo e poi lo vive nel tentativo di educarsi, e lo farebbe attraverso una serie di più vite vissute tutte una dopo l'altra, alla fine di migliorare e proseguire sempre nella sua evoluzione ideale, è anche questo un atteggiamento che ha lo stesso scopo, è collegato con l'altro mondo da cui viene lo spirito, però è finalizzato a questo mondo, a cosa deve fare soprattutto lo spirito in questo mondo. L'atteggiamento mio integra il suo, non va contro il suo, ma lo integra nel senso che è propenso a mostrarvi il come. Perché se ci fermiamo solo
agli argomenti filosofici, etici, ossia quelli che sono sempre stati al centro dell'osservazione del mondo da parte della religione, e non riusciamo mai a andare alla struttura della realtà, ossia come essa sia costruita, abbiamo in parte le polveri bloccate. Perché certe figure storiche che si sono messe in luce, e vi parlo di Gesù Cristo, con la loro rivelazione e si sono mostrate attendibili per le cose trascendenti che hanno fatto. Gesù risuscitava, dava la vista ai ciechi, però lo disse: verrà tempo in cui faranno miracoli superiori ai miei. E i tempi sono questi. Un uomo è debole di cuore e non vivrebbe più con quel cuore. Oggi l'uomo ha l'idea che non occorre che preghi Dio nell'attesa di un miracolo. Basta andare da un Barnard che ti trapianta il cuore. E oggi hai una speranza di vita anche lunga. Se non hai le braccia, oggi sono state fatte anche i trapianti di braccia, presi da morti e trapiantati su persone che avevano perso le braccia. Tutto è trapiantato. L'uomo è nella condizione di una apparente capacità di costruire il figlio così come lo vuole, magari biondo, con gli occhi azzurri, senza quel difetto, proprio così come è già fatto nei vegetali, dove si producono i pomodori o gli altri alimenti modificati, geneticamente modificati. Questa cosa è possibile anche all'uomo. Vedete, Gesù diceva: Dio ha contato ogni capello, non cade foglia che Dio non voglia. E poi ci sono questi miracoli che avvengono oggi, che mettono in crisi tutti coloro che, osservando i miracoli fatti da Gesù, oggi ne vedono di maggiori, fatti dalla capacità dell'uomo, che non ricorre a Dio, alla fede, ma va dal dottore, va dal chirurgo. E coloro che sono approfonditissimi nella scienza, oggi, e ringrazio uno dei miei amici che crede in Allah, che dà a Dio il nome di Allah, e che mi ha indicato un video bellissimo nel quale, attraverso una visione di un ingranaggio di ferro, la visione si approfondisce sempre più fino ad arrivare alla visione della struttura atomica. Io, mentre è mostrata la struttura dell'atomo, e che quindi la nostra natura ha una struttura, se non arrivo a spiegare questa struttura in un modo che poi do ragione a Gesù Cristo per la verità delle cose che diceva e non per i miracoli che faceva, che oggi sono superati in apparenza da tanti altri che lo fanno su comando, non una volta sì e tante altre no. No, tu vai dal chirurgo e lui ti trapianta il cuore se ce n'è un altro, chiaro. Se oggi Dio non mostra come è fatto il mondo, il vecchio modo di guidarlo trova dei grandi inceppi, perché il modo facile di guidarlo è, ecco, vedi, se schiacci il freno, l'automobile frena, se giri lo sterzo in questo modo va a destra, se giri così va a sinistra, se schiacci questo pedale acceleri,
devi girare la chiavetta. Dopodiché, se io sono capace di fare tutto ciò, cum grano salis, io guido. È necessario che io conosca cosa succede quando io faccio così con il volante. Lo so, giro. Ma la struttura, la mia macchina, che gli succede dentro la macchina? Ah, non importa, basta che io sappia che facendo così io giro. Ma vedete, se io ho un difetto, ho un vizio nel mio comportamento, per esempio io schiaccio troppo la frizione, è una cosa che mi è consentita per cambiare, però la schiaccio, sempre la schiaccio, e non capisco che l'abuso dell'uso porta al disuso, se non lo capisco, posso credere che certe cose che sono possibili senza che succeda mai niente di male. E così posso usare l'amore facendone una cosa dannosa anziché utile. E quando è dannosa? Quando che l'amore che è stato fatto per mettere al mondo così bello tra un uomo e una donna assume quell'aspetto licenzioso dell'orgasmo così piacevole, tanto che è l'orgasmo finalizzato a sostituire quel bellissimo sentimento del cuore, dell'animo, che dovrebbe avere per conseguenza naturale la creazione della vita. E si passa da una cosa bellissima a una cosa turpe, perché si può fare. Schiacci il freno e freni. E allora frena, 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 surriscalda le pasticche di questa tua macchina. E a un certo punto avrai la sorpresa che quando provi a frenare, non frena più. O come mai? Non conoscevi la macchina. Così, se non conosci la struttura dell'uomo, il fine reale che deve essere collegato con l'uomo, non arrivi a capire perché Gesù aveva ragione in un modo scientifico, vero, che ti indicava dei comportamenti quanto mai utili. Non lo capirai. E farai il licenzioso, pensando che, avendo avuto questa libertà fattiva, sono affari tuoi e fai quello che vuoi. Ecco perché c'è la necessità oggi, proprio oggi, di andare oltre quello che è un puro e semplice argomentare di che cosa deve fare l'uomo sotto il profilo morale, mentale, eccetera. Questi argomenti sono stati dibattuti. Oramai io credo abbiano avuto tutte le possibili interpretazioni. La filosofia ci ha sguazzato per centinaia di anni, arrivando a vedere l'argomento da un profilo, dall'altro, dall'altro, dall'altro. E poiché i profili, i punti di vista dai quali le stesse cose sono osservabili, sono infiniti, poi l'uomo si disorienta, perché trovandosi di fronte a infiniti punti di vista, non sa capire quale sia più valido dell'altro. E non capisce che sono validi tutti, perché ognuno ha il suo limite, proprio nelle valutazioni base da cui scaturisce poi la sintesi del ragionamento. Ed è così nella vita. Ogni persona ha ragione. Voi pensate che tutte le persone sbagliano. Perché? Perché non si comportano bene secondo l'idea del bene che avete voi. Ma se l'idea del bene che hanno loro è un'altra, è diversa dalla vostra, credete che loro non siano tesi a perseguire la loro idea di bene? Altro che. E vi assicuro che la macchina
del ragionamento che è la loro struttura è una macchina perfetta. Se da loro a un certo punto ti viene uno schiaffo, sta sicuro che ci sono sacrosante ragioni perché quello te lo voglia dare. Non ha torto lui e ragione tu che ti senti innocente rispetto a quell'aggressione che lui ti vuole fare. Perché se a lui tu sembri un nemico, un prepotente, uno che deve essere messo a posto, e tu invece magari non lo vedevi nemmeno, e invece lui aveva proprio l'idea che tu, quando parlavi genericamente, mettessi proprio il dito puntato contro di lui, sta certo che le sue ragioni sono valide. E se viene da te e ti dà un man rovescio, c'ha ragione. Tu devi accettarlo. Devi cercare di farlo, di fargli capire. Come puoi fare? Intanto dimostrandogli che non sei un suo nemico, che assecondi quello che lui intende e mostrandogli l'altra guancia non ti mostri debole, ti mostri più forte di lui. E allora se egli ti ha schiaffeggiato pensando di essere offeso da te, trovandosi di fronte alla tua arrendevolezza, probabilmente è disarmato. Non lo è invece se tu ti difendi e lo blocchi e sei più forte di lui. Sta sicuro che verrà la volta successiva da te e ti aggredirà non con le mani, ma con un coltello magari. E poi, se non basterà, con un bazooka. Se il metodo tuo è quello di quell'altro e scendi al suo livello, che non è il tuo, tu travisi il tuo organismo, modo di ragionare, ma sta sicuro che anche tu, nelle scelte che farai, sarai perfetto, perché la scelta che farai sarà esattamente coerente con tutti i fondamenti che hai. Sarà obbligata da quella base. Tu credi di essere libero, ma non lo sei affatto, perché puoi determinare e decidere solo quella cosa che in quel momento in cui devi operare è l'unica cosa valida, anche quando sei incerto, anche quando arrivi a dire mi uccido, non mi uccido, e poi ti uccidi, in quel momento era la cosa valida che avevi pensato. Per il tuo bene, nota, per il tuo bene. Di conseguenza noi siamo tutte persone che hanno tutte quante ragione. Bisogna che lo si capisca e ci si accetti. Perché l'idea di una validità di quello che pensa uno più di quello che pensa l'altro è una idea assurda. Nel nostro mondo relativo tutto è relativo, anche la verità. Essa è relativa ai fondamenti su cui quella verità si esprime. E si esprime in un modo unico, unico. È la conseguenza di tutte le forze che dovevano essere composte in una unica risultante. E come succede tra tutte le forze in geometria, che sono tutte vettori di un certo tipo, quando noi le sommiamo abbiamo un risultato unico. E così è anche per quanto riguarda la vita umana. Oggi noi siamo prigionieri di questo disegno che ha fatto Dio. Ecco, il Dio ha creato una struttura obbligata. Come obbligata? Per calcolo. Ha impostato un calcolo che ha un unico risultato, infinito, obbligato. Il calcolo è semplice, semplice. Dio ha ricorso al numero uno, che, ve l'ho detto, è un'espressione spirituale, ma poi l'ha presentato congiunto, espressione del tutto come è l'uno,
all'espressione del nulla come è lo zero e ha fatto del 10 una specie di ritmo tra l'essere e il non essere, l'essere e il non essere. Questo è il nostro battito, un'alternanza del nostro io tra l'essere e il non essere. Noi viviamo come 1-0-1-0-1-0-1-0. Questo è il nostro ritmo, un perenne 10. E con esso tutto il possibile ci viene incontro, con una serie di ordini, ognuno il suo. L'ordine non è regolare, è 1-0-0-0-1-1-1-0-0-0, secondo tutte le infinite composizioni tra l'1 e lo 0. Allora, quando il mio ritmo così normale, 1-0-1-0-1-0, si pone come soggetto vedente e riceve 1-0-0-0-1-0-0, lo esamina in base a se stesso e lo trova in certi momenti uguale, in altri momenti dissimile, e grazie all'uguale e al dissimile lo legge sulla base dell'assoluta norma della regolarità tra 1 e 0. Viene letta l'irregolarità che esiste in questa sorta di DVD che è proposto al soggetto come un disegno. 1 e 0, l'essere e il non essere, dentro l'assoluto che esiste in tutti i modi possibili e immaginabili, si divide in file singole di ordini e una di queste file è proposta a te. In un piccolo tasso di tempo, quello che riguarda il tuo io singolo. E sarai coinvolto solo dal tuo io singolo, perché il tuo compito è quello di reagire al limite di una storia sola, esprimendo da te che cosa vuoi, come puoi superare quel limite, come puoi liberarti dalla croce di quella cosa sola che è stata data a te, che ingolosito da una cosa, che è una sola di una quantità infinita di cose, sei spinto a desiderare il tutto. E Dio vuole che tu desideri il tutto, perché il tutto è Dio. Tutto esce da Dio. Tutto il progetto che noi vediamo è il modo con il cui lo Spirito di Dio assume caratteristiche spirituali, quelle precipue dell'uomo, e subordinandosi a esse come al linguaggio possibile tra chi ha solo quel linguaggio e l'assoluto che invece ha ogni possibile linguaggio, è l'assoluto che scende a usare il linguaggio che abbia il soggetto, che possa mettersi in comunicazione con Dio. Quando alcuni con i quali io sono in comunicazione mi dicono: ma l'uomo si illude di poter entrare in comunicazione con Dio, perché Dio è assoluto, è infinito. Dobbiamo ascoltare cosa è scritto, cosa ce ne hanno detto i profeti, cosa ce ne ha detto, perché noi non possiamo conoscere Dio. Lo capirei se il rapporto tra me e Dio fosse condotto da me e non da Dio. Ma quando è condotto da Dio, perché Dio è il motore primo, Dio è intelligente, non è un fessacchiotto. Se uno sa il francese, gli parla in francese,
non in inglese. Ma se uno conosce l'inglese, deve sapere che Dio gli parla in inglese. È Dio che scende a usare solo l'inglese con lui, che si rende accessibile. Se l'uomo dovesse trovare tutte le lingue che conosce Dio per poter parlare con Dio che conosce tutte le lingue, l'uomo non potrebbe mai. L'uomo da sé non lo può conoscere Dio, ma è Dio che si fa conoscere dall'uomo perché usa lo stesso strumento che ha dato all'uomo. Perché se Dio ha dato allo spirito determinato alcune determinazioni di spirito, state certi che usa quelle, perché il nostro ente relativo lo è relativo all'assoluto. Ma con quale relazione? Con quella lì. Se la relazione è l'inglese, Dio usa l'inglese, non il francese. Sarebbe assolutamente senza relazione un inglese che parla con Dio che gli risponde in francese. Chiaro, lo spirito si determina in uno spirito figlio, figlio, non uomo, in una situazione subordinata, che debba venerarlo, che debba accettare i salamelecchi, che debba trovare tutti questi che si mettono lì, mio Dio, quanto ti amo, come ti sono grato che hai fatto tutto, e lo ruffianano. Dio Padre non vuole fedeli ruffiani, che lo amano perché è potente. Dio non vuole essere venerato perché è potente. Dio cerca proprio con lo spirito il rapporto figlio, perché quello è il figlio spirito di Dio, è un'anima di Dio, è parte di Dio, è nella stessa sostanza di Dio. Di conseguenza, il rapporto tra lo spirito dell'uomo e lo spirito di Dio è tra lo stesso spirito. La differenza è solo che lo spirito umano è, ve l'ho detto, come uno spirito che sa solo quello che sa. E se sa usare il suo spirito nella lingua del francese, è la lingua di Dio per lui. Se l'idea di Dio per un troglodita che vede il bene nelle cose materiali e arriva a immaginare Dio come un bene materiale, è facile che Dio si faccia proprio conoscere e sia in rapporto con lui attraverso un idolo materiale. Questo era il livello della fede prima che cominciasse l'era di Abramo. Abramo, che comincia a parlare con Dio, assume già un rapporto di spirito che dialoga con lo spirito. E Dio diventa un ente spirituale, non più Ra, il Dio del Sole, l'oggetto per eccellenza per gli uomini sulla terra, quello che dà vita, calore, dà tutto, ma sempre un oggetto. Con Abramo diventa un soggetto di dialogo. Questa è la novità che accade in Abramo. Dio scende con tre messaggeri e dialoga con lui. C'è un dialogo bellissimo, addirittura una trattativa, quando di fronte a quel tempo come a questo, in cui ci si chiede se distruggere o no Sodoma, ossia questo mondo in cui si sta legalizzando il matrimonio gay. Perché? Perché ce l'hanno tutti, è normale che anche questo tipo di amore sia riconosciuto valido. Quando Dio ha cominciato a parlare con l'uomo, questo era quello che accadeva a Sodoma. Si era legalizzato questo tipo di rapporto anormale. Ecco, noi siamo a questo punto e con in mezzo c'è Gesù Cristo. Quello era il periodo in cui comincia il patriarca, poi c'è in mezzo il figlio e alla fine c'è il padre.
e il Padre, sono le ragioni del Padre, sono quelle che state udendo attraverso la mia bocca, quelle ragioni che solo dall'alto possono scendere per indicarvi la struttura del mondo. Quando io parlo con persone che mi dicono, ma chi te l'ha detto, scusami, tutte queste robe qui che tu dici, chi te le ha dette? E io dico, mi vengono da dentro, me le ha dette Dio. E a voi sembra anormale, perché a voi sembra che le cose che dice un uomo le possa dire solo se le ha udite da un altro uomo, spesso anche quando è un profeta. No, non può essere un profeta proprio lui. Deve dire solo cose rimasticate da altri. Ed è sempre stato così. L'innovazione nella fede non ci può essere. Perché perfino quando Gesù arriva e innova la fede in Abramo, non lo può fare. Perché? È perché Abramo, perché Mosè ha scritto e diventa una scrittura rigida, diventa una legge, senza misericordia certe volte, quando c'è la lapidazione, quando di sabato non si potrebbe aiutare il prossimo e Gesù va contro questa legge. Libera lo spirito dell'uomo Gesù, toglie la legge, pur essendo ebreo, Gesù, sottoposto alla legge di Mosè, che Mosè ha ricevuto da Yahweh, la fa capire, ma non la ribalta nel giudizio che se ne aveva allora, perché secondo loro il riposo di Dio sta nella inattività e non nel fare il bene. Ma Dio quando fa il bene si riposa. Fatica quando deve costruire un mondo in cui c'è il bene e il male mescolato insieme, allora è una bella fatica. Ma quando si può fare semplicemente il bene, questo è il riposo di Dio. La salvezza è il riposo di Dio. E quindi Gesù lo fece capire. Ma adesso va capito come questo mondo è strutturato. Se no, le stesse cose che ha detto Gesù e che si poggiano sull'autorevolezza di chi faceva i miracoli, che oggi sono soverchiati dai miracoli fatti dai dottori e dai presunti esperti, se non si conosce la struttura, in modo scientifico, in un modo che sia detto da uno che non ha potuto saperlo da nessuno, in un modo talmente nuovo, talmente geniale, che è detto, ridetto, ridetto e udito da esperti nei singoli campi, non sono creduti. Quando io incontro una persona di fede, nell'attesa della tua venuta, lo ripete dicendo la messa non so quante volte, nell'attesa della tua venuta, nell'attesa della tua venuta, e poi questa venuta c'è. Ma a quanto pare non c'è l'attesa, perché se c'è l'attesa, un minimo indizio che questa attesa sia risolta e ti potrebbe interessare. Vediamo se ce n'è un altro, vediamo se ce n'è un altro, vediamo se ce n'è un altro. E ogni indizio diventa una prova. Quando Gesù morì, agli apostoli che andavano a Emmaus, Gesù cominciò, si presentò, li vide tristi, dico, ma cosa è successo? Ah, non sapete cosa è successo? Credevamo che era, ma è stato ucciso. E allora Gesù cominciò a raccontare nella Bibbia i vari passi che parlavano della venuta di Gesù. Ma tutti questi indizi non confortavano minimamente questi che andavano a Emmaus. Ma quando c'è l'indizio che si mettono a tavola e spezza il pane e poi sparisce, allora capiscono, gli basta quell'indizio e vogliono capire, era Gesù, gli è bastato quell'indizio. Ma scusatemi,
il pane lo spezzo anch'io. Basta questo indizio per dimostrare che io sono Gesù. Ma io mi incontro con un sacerdote, gli racconto che c'è Genesi 38, che già rimanda a gennaio 38, Gen 38. E io sono nato nel gennaio 38, in cui si racconta di una mano che viene fuori, di una mano riferita a un romano che ha cinque nomi, è un 5x5, 25, è un 25 gennaio del 38, cioè proprio la mia data di nascita. Gli dimostro che il mio codice fiscale è riconducibile a Genesi 38. Lui è riconducibile, ma chiaramente Genesi 38 può andare da tutte le parti. L'importante non è che Dio, che conosce tutte le lingue, arrivi all'uomo attraverso tutte le lingue. È il percorso inverso. L'uomo che sa il francese, quel francese lì è una lingua di Dio? Sì? Bene. Allora, se uno sa il francese, sa già una lingua di Dio. E se il mio codice fiscale trova una possibile spiegazione in Genesi 38, il cammino giusto è quello che dal mio codice fiscale va lì, perché da lì si può andare da tutte le parti del mondo, ma da tutte le altre parti del mondo non si arriva a me. Per arrivare a me bisogna risalire da me, e quindi se il mio codice fiscale ha una spiegazione dentro Genesi 38, e ce l'ha, perché MDA è proprio la parte legata alla madre di Dio, alla Madonna, MDA, che in Genesi 38 appare attraverso Tamar. Mat o Mad o MDA sono la stessa cosa. Non è Mad in Genesi 38 perché è Tamar, ma è Amart, R-Amat, è l'amore di Dio. E quindi MDA, da MDA si sale a Tamar. Benissimo, tanto più che essendo il cognome Amodeo è lo stesso 47 di Tamar. Quindi da Amodeo si sale lì. Poi c'è 38 a 25. 38 Genesi, a gennaio, 25, 5 per 5. Poi c'è D, 5, 2, 7, I. Dita 5. Ma perché interpreto dita 5? Potevo interpretare, non so io, Domodossola 325. Siamo sempre lì. È da me che bisogna trovare il collegamento con Genesi 38. Non da Genesi 38 che può andare a Hitler. Io sto vedendo se io sono dentro lì. Se devo vedere che io sono dentro lì, questo è un indizio valido, e come? Di, come si chiama? Di 5, 2, 7, I, e dita 5, 27, 3 per 3 per 3, cioè la Trinità nella sua Trinità, di rapporto, I uguale a 1, Jesus. Vedete, da me si sale. Ma non basta. Perché? Perché non c'è l'aspettativa di Dio. E allora faccio notare che se si dà il valore cabalistico, e la cabala è fatta non da mia iniziativa, c'è addirittura la cabala come una parte della fede sostanziale degli ebrei, quindi del popolo di Dio. La cabala ha una sua ragione d'essere. Ebbene, la cabala del mio nome italiano fa sì che il contenuto di tutte le lettere del mio nome è 800 e 381, cioè 38, 1, 38 gennaio, 38 Genesi 38.
Ma non bastano, non bastano mai. Lo vedete scendere come è salito. E quando sono nato io sono scesi due aeroplani alla fine del volo Roma-Rio e io sono sceso a Pomerio, che è lo stesso Romerio. Non basta. Sono stato miracolato dalla Madonna 2 anni e mezzo, con mia madre che diceva salva Romano innocente come Gesù, e ho avuto un miracolo con cui la Madonna è diventata veramente mia madre. Non basta. Non basterà mai. Perché? Perché è destino così, non perché non c'è la volontà. Io non posso essere capito nella persona che sono. Ma, vedete, la mia persona sta cercando di spiegarvi e di dimostrarvi la struttura di questa nostra realtà, di un Dio che ricorre alla materia per oggettivare il mondo. E come lo fa? Perché se voi arrivate a capire come lo fa, riuscite a superare finalmente quelle cose che non capite e che oggi impediscono l'attenzione giusta a Gesù Cristo, perché i suoi miracoli sembrano soverchiati dai miracoli fatti oggi dalla scienza. Io devo entrare nella scienza, piegare la scienza alle ragioni di Dio. E in che modo lo faccio? Molto semplice, usando quel nume Ro, che è il Dio Ro del nostro futuro. Perché? Perché se Dio è il verbo, l'infinito presente di ogni verbo finisce in Ro, che sia regolare o irregolare. Ro è la parte finale del verbo, è il futuro in se stesso. Il nume Ro è il nume che c'è alla fine di un Adamo nato per andare ad Amo. Ma no, sono tutte coincidenze, nessuna è probatoria, perché qui occorre proprio non so che cosa per provarlo. E quando Dio non lo vuole, è perché è lui che fa, è lui che ha fatto questo mondo così incasinato per far ragionare sui casini. Perché Dio vuole che l'uomo e lo spirito umano faccia la debita palestra tra il bene e il male e arrivi poi a definire con esattezza, dopo di aver fatto un esame al dritto e al rovescio, qual è la sua conclusione. Qual è il suo abito mentale con il quale se ne ritorna nel piano superiore, a questo livello del mondo? Dunque il mio atteggiamento rispetto a questo mondo è rivolto a farvelo capire nella sua struttura deterministica, non quella ideale dei valori, dell'amore, del bene, del successo. Queste cose qui, ripeto, le hanno già affrontate tutti i filosofi, tutti i religiosi di questo mondo, ma l'aspetto strutturale non ve l'ha spiegato mai nessuno, ed è questo che vi spiego io perché Dio ha fatto ricorso alla materia. Perché cos'è la materia? È il frutto dell'accorpamento fatto dallo spirito. Come ha fatto? Usando i numeri. Ha creato per ciascuno di voi il ciclo 10. Ho detto 10. È quel 10, 10, 10, 10 che per ciascuno di voi è quel pulsare del cuore tra l'essere e il non essere. Sempre uguale, sempre uguale. È il vostro cuore dell'anima. E mentre c'è questo cuore che batte, arriva la stringa di ordini e voi la potete leggere con la vostra pulsazione normale per scorgere quanto è diversa. A questo punto, con il vostro 10, voi ricevete 10 dati e poi li osservate in tutti i modi possibili e immaginabili, unitari. Quali sono tra i 10? Il rapporto di 1 messo sotto 9, il rapporto di 2 messo sotto 8,
il 3 è messo sotto 7, il 4 è messo sotto 6, il 5 a 5, il 6 a 4, il 7 a 3, l'8 a 2, il 9 a 1, il 10 a 0, l'11 a 0. Questi qui sono i modi di interagire che sono trasformati poi in qualità di esistenza, perché il rapporto 1 a 9 sarà usato dal lettore matematico, che è ciascuno di noi, per affiancarci la forma della massa. Al 2 a 8 affiancherà la forma del tempo, al 3 a 7 la forma dello spazio, al 4 a 6 la forma del flusso reale, 5 a 5 flusso termico, 6 a 4 flusso molecolare, 7 a 3 flusso unitario dell'intensità della luce. L'8 a 2 non è percepito perché è complesso. Noi non possiamo vedere il complesso. Perché? Perché il complesso è visto da noi in un tempo unico e non complesso. Noi usiamo il complesso per vedere uno sulla base dell'altro e non tutti e due affiancati così. Il complesso nel 10 è 5 a 5. Il 10 assoluto non lo possiamo vedere e nemmeno il 9. Il 9 lo vediamo nello strumento per realizzare il mondo. Dio prende il 10 e lo divide per la forma unitaria contenuta nel 10, che è il 9 a 1. Quando 10 è diviso per la forma unitaria 9 a 1, diventa un flusso 1,111 che è infinito nella profondità del tempo, del flusso. E un fronte 3x3 che è la sezione del flusso, mentre il tempo 1,111 va in profondità. Questa sezione fa scatti. Nel primo tempo è 3x3. Nel secondo, quando siamo passati da 1 al decimo, nella sezione è diventata per 10 e quindi è 33x33. Nel terzo tempo, in cui c'è il centesimo, abbiamo 333x333. Presto i due momenti diversi di questa divisione focalizzano un quadro 100 dato da 10x10. E poi c'è sempre una quantità numerica, sempre uguale, che si spazia sempre più con l'aggiunta di zeri. Insomma, noi otteniamo un mondo inflattivo. E vediamo un cartone animato, che ci sembra il divenire del mondo. Ma sono tutti i setti di questa divisione di 10x9, nei vari tempi singoli della divisione. Perché quando c'è una divisione, non è che c'è il passaggio intermedio tra una cifra e l'altra. O c'è una cifra, e poi quando non è finito il calcolo, non c'è l'altra cifra. Sono tempi secchi in cui la stessa realtà 10 si ripropone, divisa sempre più nei decimali e espansa sempre più nella sua superficie. Le due cose, la superficie espansa e il tempo ridotto sempre a un decimo, sempre accelerato come la massa, più piccolo, porta alla dilatazione del nostro piano e sembra la fuga delle galassie. Questo è quanto. Ma è ottenuto attraverso l'assegnazione di valori ideali, formali, a dei rapporti quantitativi. 1 a 9 si trasforma nella massa, in quello che per i fisici è la massa. 2 a 8 si trasforma in quello che per i fisici, e per tutti quanti, è il tempo. 3 a 7 si trasforma nello spazio. Dopodiché, visto che il nostro cervello usa questi algoritmi per determinare le forme, e noi il mondo lo vediamo con queste forme,
traduciamo il calcolo nello scopo a cui serve il calcolo. Ma il nostro cervello è capace di fare calcoli fenomenali, istantaneamente. Non li vediamo questi calcoli, se non trasformati nel mondo che vediamo. È una capacità infinita che si traduce nella forma del mondo materiale che vediamo. Noi non ci rendiamo conto che c'è il calcolo sotto. Ce ne rendiamo conto quando veniamo a trovare con soggetti anomali tra gli uomini che non sono capaci di usare il calcolo per lo scopo a cui serve. Infatti sono soggetti che spesso denunciano che non sanno legarsi le scarpe, che non hanno bisogno di aiuto per la loro vita, perché non sono capaci di trasformare il calcolo mentale in qualcosa che gli serve per vivere. E allora, non capaci di finalizzare il calcolo nel risultato a cui serve, riescono a vedere il calcolo. E sono quei soggetti autistici, mostri di matematica, che, sottoponendogli un calcolo, hanno immediatamente la soluzione, precedendo in velocità gli stessi computer. E come mai? Perché lo facciamo tutti, ma tutti siamo finalizzati alla visione del nostro mondo e otteniamo questa visione e non vediamo la struttura del calcolo che ci consente di arrivare a questa visione. Non arrivare a capire che c'è l'ordine e quale è sotto il mondo, non si arriva a capire che il 10 e il decimo sono le forme unitarie che, combinate tra loro, determinano l'unità, come 10 decimi. Non si arriva a capirlo. Non si arriva a capirlo che tra tutti i talenti dell'uomo, che possono essere assegnati all'uomo come veri e propri numeri, quello ha i numeri, ha i talenti, ha i numeri, come capacità numerica assegnate a ciascuno di noi, perché se ciascuno di noi ragiona in un certo modo caratteristico, è nella ragione determinata sulla base di un numero, di un talento. Ebbene, ci sono tutti, da meno infinito a più infinito, e ci sono quelli al centro. Ora, tutti questi talenti si presentano come persone. Il talento di Gesù Cristo noi l'abbiamo conosciuto. È il decimo per eccellenza. È la parte di Dio. Quel decimo, quelle decime che dovevano essere assegnate ai figli di Dio, ossia ai sacerdoti. Gesù è proprio l'idealizzazione, è la persona il cui talento è un decimo. Un decimo è il rapporto tra lo Spirito Santo, uno, e il 10. 1 a 10 implica due enti, l'uno e il 10. Ma vedete, realmente un decimo come persona non può esistere se non ci esiste anche il 10 a 1. Sarebbe un figlio zoppo se nel mondo non venisse anche il padre, ossia le ragioni superiori a quelle del figlio, di quel padre che l'ha mandato. E se vi dico sono io, è perché le ragioni che vi sto portando dimostrano la conoscenza profonda della struttura di questo mondo, che io l'ho percepita non da un altro che me l'ha detta, non da un chi? Profeta. Io dovrei avere ricevuto queste cose o da un altro uomo o da un altro profeta. I profeti l'hanno ricevuto da Dio. Ma io non lo posso aver ricevuto da Dio direttamente. No, io non posso essere un profeta. Ma chi ve l'ha detto? La verità sta uscendo dalla mia bocca. Potevo essere io all'altezza di scoprirvela, questa verità? No. Troppo grande come verità.
Io dovrei essere il genio più grande di tutta la storia, che toglie a Dio ogni colpa, che resuscita l'uomo, che toglie di mezzo il male, che toglie di mezzo il peccato, che abbatte Satana, che riporta il mondo a Dio, ma veramente, con la verità. Non è mai stato fatto dall'uomo. E nel campo fisico non è mai stata sistemata tutta quella serie di casino che c'è ancora nella relatività e in tutte le altre cose della scienza. La scienza sta facendo ancora delle puttanate. Quali? Ve le dimostro brevemente. Per esempio, nella valutazione della massa unitaria ci sono delle particelle che hanno la massa unitaria. Allora, se voi siete minimamente capaci di ragionare, dovete capire che se una particella ha la massa unitaria, dovrebbe essere 1, altrimenti non è unitaria, no? Se la particella è unitaria, deve essere 1. Oppure n ennesimi, perché anche n ennesimi è 1, no? Ma se n è l'interpretazione materiale e l'ennesimo è l'interpretazione antimateriale, il rapporto tra la materia e l'antimateria dà 1. Certo che nella scala in cui siamo noi, in cui c'è una prospettiva decimale, noi siamo in un piano inclinato. Il punto 1, vedete, è qui. Il 10 e il decimo non sono in equilibrio così. Il 10 è 10 volte. Il decimo è un decimo. Il piano è inclinato. Ma l'equilibrio che esiste nell'unità è dato tra 10 e un decimo. Il decimo è la parte decimale che giustifica il 10. N ennesimi ha la parte sotto che è la giustificazione della parte sopra. Si tratta di capire qual è il punto giusto unitario tra la materia e l'antimateria. Nella particella la dimensione unitaria sta nella dimensione di 10 alla meno 31 kg. Non vi spiego perché, è così. Allora, tutto quello che è più piccolo di quello serve a cambiare il numero 1, che sarebbe se fossimo a quella dimensione, in modo che la parte eccentrica prenda il valore di 9. Un nono e 9. Ma poi un nono, noi non riusciamo a vederlo così, siamo costretti a vederlo in base a tante altre cose. E cessa di essere 0,11111, diventa 0,109 e rotti, perché c'è una certa quantità che si pone unitaria nei confronti di 0,11111, e quella unità ti fa leggere il numero come 0,109 e rotti. Ma è quella parte decimale che serve a dare numero diverso da 1 alla parte materiale. L'elettrone è una parte materiale, non è unitario, è eccentrico, è l'interpretazione materiale. Se noi usassimo l'interpretazione materiale antimateriale, facendo il rapporto tra la materia e l'antimateria, vedremmo che avremmo le due particelle come 1 alla dimensione 10 alla meno 31 kg. Questa è una delle cappellate che fanno. Aggiungono i decimali al valore multiplo dell'unitario. È come dire, voglio sapere quant'è la materia, ma visto che io riesco anche a conteggiare l'antimateria nella parte decimale, e io voglio sapere la massa, beh, ci aggiungo anche quella, visto che posso approfondire la mia visione fino a quella dell'antimateria. E allora mettiamocela, perché è un maggior dettaglio. Non è un maggior dettaglio, è una maggiore cazzata. Perché se la parte materiale è solo quella superiore all'unità,
La parte antimateriale è lo 0, e rotti, non ce lo puoi aggiungere. Io sono arrivato a purificare tutte queste cose qui, a purificare la relatività di Einstein in un modo semplice. Einstein dice, io ho fatto i calcoli, rimaneva un'energia residua. Ho quell'energia residua, l'ho uguagliata all'energia dinamica. Bravo, è vero. È giusto. La relatività generale esiste tra il piano e il flusso. Perché il volume è dato dal piano moltiplicato il flusso, il volume. Ma ci sono all'interno del volume le due visioni eccentriche del piano in cui nulla si muove e del flusso in cui tutto si muove. Il piano è dato da 3x3, il flusso è dato da 3 diviso 3, ossia dalla materia diviso antimateria. Aveva ragione, ma ha torto quando crede che poi l'energia sia tutta quella. No, l'energia deve essere data dalla somma delle due, perché, ripeto, quando io dico un uomo è uguale a un uomo, ci sono due uomini, non uno solo. E così, se c'è un'energia che è uguale a quell'altra, il totale è dato da tutte e due. Ma vedete, tutte queste robe così semplici, però anche così complesse, chi dovevo essere io per dirvele? Chi dovevo essere io per darvi la struttura del mondo, senza che nessuno me l'avesse detto? Quella figura di un Dio, verità, che scende in questo mondo e vi racconta la verità. Messa di fronte al problema che Apocalisse Albertino ha visto sotto il profilo dell'uomo, ve lo vede sotto il profilo del creatore della storia e vi dice: guardate come ve la creo io, in che modo ve l'ho creata, in modo che, sapendo finalmente com'è fatta, potete dire: Gesù ha ragione per come è fatta, non perché faceva i miracoli, per come è vera. E allora si arriva a capire che tutti questi presuntuosi, che sono stati disegnati da Dio come soggetti liberi e che si credono soggetti liberi indipendentemente dall'assoluto, perché loro, soggetti relativi, non avrebbero rapporto con l'assoluto, eh? Soggetti relativi che non hanno rapporto con l'assoluto. Vi rendete conto di che bestialità terribile pensano questi uomini di pensiero? Gesù diceva: Padre, io ti ringrazio perché hai comunicato la verità ai semplici e l'hai nascosta ai sapienti. Questa è la verità che Dio ha concesso ai poveri di spirito e ha negato ai sapienti. I sapienti sono pieni della loro fiducia nella loro capacità decisionale, di soggetti che scoprono, e sono poveri incoscienti che questa loro persona relativa fa parte di un disegno fatto dall'assoluto. Bene, io vi ho spiegato il rapporto tra la materia e lo spirito. La materia è lo strumento usato dallo spirito per rendere facili da capire i rapporti, essendo divenuti tutti come quegli esempi che vi dava Gesù nelle parabole. Gesù, per farvi capire, vi dava delle parabole che erano degli esempi. Bene, questa nostra realtà è un esempio che Dio vi dà per mostrarvi in modo oggettivo e facile da capire tutte le tematiche che esistono e che riguardano soggetti e oggetti, soggetti tra di loro in relazione agli oggetti, tutta la possibile ginnastica tra le cose che sono, è resa facile da capire attraverso esempi così facili da capire che uno non deve essere uno che sa come stanno le cose, basta che le vede,
L'esempio è talmente facile, talmente immediato, che se vedi uno che sta cadendo in un pozzo, immediatamente capisci che devi tirare su una mano per impedire che cada. Non occorre altro, è un esempio, ma è solo un esempio. Questa nostra realtà è solo un esempio di tutto quello che esiste in tutto il possibile. E noi, un domani, useremo quello che avremo capito attraverso questo esempio per determinare, su una base determinata, un infinito determinato e non fumoso, cioè poggiato su esempi concreti e possibili, proprio come quelli del mondo che vediamo. Tanto che nel nostro futuro, se venisse a mancare questa parvenza di mondo materiale, noi non avremmo modo di seguire con la stessa evidenza come sono tra di loro le varie relazioni spirituali. Perché la materia è l'esempio facile realizzato dallo spirito per creare una struttura intercambiabile, comunicabile, così come lo stesso libro può essere in comunione tra due lettori che poi si raccontano cosa ne pensano l'uno rispetto all'altro, perché l'hanno letto tutti e due. Ecco l'oggettività a cosa serve allo spirito, proprio come l'occasione di quel lavoro che diceva molto bene Apocalisse Albertino. Ciao a tutti.